saprei amarti io, nessuno saprebbe mai. Giorgia! Pippo! Ma riconosciuto, sì? Sì. Aspetta che mi chiedo vicino a te. Buonasera! Giorgia! Ciao Giorgia! Buonasera! Giorgia, grandissima, immensa Giorgia! Sì, immensa! Ciao, ciao! Buonasera a voi! Ciao Massimo, ciao, grazie per questa sorpresa che mi hai permesso di fare. Ti ricordi che pianoforte? Certo che me lo ricordo. Vedi, adesso partono tutte le memorie anche in questo posto mitologico. Dove io pure sono stata quando ero ragazzina nel terrore più totale, perché io quando parlavo con Pippo, quando vedevo il suo numero, il suo nome sul cellulare, mi prendeva l'ansia, oddio, è Baudo! E ti ho dato del lei per tanto tempo, certo, poi a un certo punto però... Basta, hai smesso. Ci siamo rilassati, io mi sono rilassata un po'. Poi noi abbiamo un rapporto veramente vero, è un rapporto vero che è fatto di... Di grande tutto, stima. Di stima, noi abbiamo anche discusso, ma sì, poi siamo sempre tornati quando all'affetto. È arrivata da me Giorgia, si presentò con Leonardo Sturzi con un pezzo intitolato... Eccala. Com'era? Il sole bianco. Il sole bianco e il sole giallo. Che era già un po' una cosa che parlava pure di ecologia, sì, però non era richiesta in quel momento. No, e lui ce l'ha bocciata. Se guardate, dice il pianoforte, non avete qualche altra cosa? E tu hai fatto due note soltanto, me le fai? Mi dà? E sono sempre quelle. E poi? E poi? E poi tu, se ti ricordi bene, ci hai fatto riscrivere l'inciso. Certo, che non c'era. Che non c'è. C'era un inciso che era la metà, il ritornello, no? Quindi, e Pippo ci disse, così non va bene, deve aprire di più. Appunto. Quindi io, gli autori, Rinalduzzi e Calabrese, andammo di corsa a cercare di sistemare questo inciso perché poi ci scadeva il tempo per l'iscrizione. E venne fuori un capolavoro però, Anche grazie a te. No, grazie a te. Era il 1994. Eh sì, abbiamo festeggiato i 30 anni di E poi proprio quest'anno a Sanremo. Ama! Ciao Giorgia! È qua! Sono qua! Senti, volevo sapere da Pippo, ma hai visto quanto è brava Giorgia anche a presentare? Non solo come a presentare, poi ho fatto una fantasia di canzoni eccezionale. Non esageriamo, ma poi ci credo, Ma sei stata bravissima. Sei brava? Veramente, una sorpresa. Allora, Pippo, io non voglio disturbare quest'idillio, però chiedo una cosa particolare a Giorgia. Io so che Pippo ha una canzone che ne ha tante, ma quella che gli è nel cuore è la fatta per una zia, non voglio dire nulla di più. C'è un pianoforte dietro, lo lasciamo lì, ma a cappella mi fai Donna Rosa? Se si può. La so, aspetta, ce l'ho anche, mi sono scritta pure due righe di testo perché se lo sbaglio Pippo me mena, però la so, la canti con me. Ce la faccio, dai. Facciamo una tonalità comoda. Il suo nome è Donna Rosa. Il suo nome è Donna Rosa, cara. Bella, sorridente, deliziosa. Lei vuole me. Può sembrare capricciosa, Donna Rosa, ma non c'è da farci caso. Lei vuole te. Sono sincero. Confesserò, non ce la faccio a dirle di no. Wow! Bravissima! Allora, aspetta un secondo, Giorgia, Pippo, aspettate un secondo. Colgo l'occasione con Amadeus per farvi capire, maestro Filardo, si prepari perché è un'improvvisazione, quindi già pensi dove voglio andare. Come a distanza di anni quella canzone la cantano ancora tutti. Quindi con la collaborazione di Amadeus vi faccio sentire la versione qui dallo studio di Donna Rosa. Quindi tutto il pubblico canta con noi. Maestro, vai! Il suo nome è Donna Rosa.